Ciao popolo Lega Nerd, io sono Gabriella. Scappare dalla realtà è possibile? Certo, ma con le serie TV giuste e Sky in questo è una garanzia. 42. Per questo 2021, grandi storie, incredibili protagonisti e viaggi ai confini dello spazio ci attendono. Titoli cult, serie evento e nuove avventure, nazionali e internazionali, faranno ricchissima la nuovissima offerta del 2021 che ci terrà compagnia su Sky e in streaming su Now TV. Se il 2021 è partito alla grande con The Undoing, Le verità non dette, con protagonisti Nicole Kidman e Hugh Grant, e con l'incredibile Raised by Wolves, Una nuova umanità, prodotto dal papà della fantascienza Ridley Scott, i prossimi mesi non saranno da meno e vedranno alternarsi su Sky nuovissime serie, ma anche grandi ritorni. Oggi scopriamo insieme le 5 serie TV che più attendiamo di questo 2021 su Sky. Da brava Mistress of Horror non posso fare a meno di attendere con una certa impazienza Housen, lo Sky Original declinato in Mystery Horror che ha debuttato lo scorso 20 febbraio con i primi 2 episodi. Dopo la morte della madre, il sedicenne Yuri e suo padre si trasferiscono in un fatiscente edificio prefabbricato alla periferia della città. Mentre suo padre cerca di costruire una nuova esistenza per se stesso e per suo figlio, lavorando come custode dell'edificio, Yuri scopre gradualmente che l'edificio ha una vita malvagia propria e si nutre della sofferenza dei suoi abitanti. Per combatterlo, Yuri deve convincere la popolazione del complesso residenziale, in parte ostile e in parte apatica, a collaborare e ribellarsi a suo padre, che cade sempre più sotto l'incantesimo della casa. Dal mystery passiamo al drammatico con un grande protagonista, ovvero Bryan Cranston. Sto parlando di Your Honor. Michael Desiato è un rispettato giudice di New Orleans. Vive con il figlio Adam dopo la morte della moglie. Nel giorno dell'anniversario della scomparsa, Adam va a portarle un mazzo di fiori nel luogo in cui la madre è morta, una zona malfamata di New Orleans. Una gang si avvicina in modo minaccioso al ragazzo che scappa, ma nel farlo investe un motociclista uccidendolo. Adam confessa al padre l'accaduto e insieme decidono di andare al distretto di polizia per costituirsi. Ma il giudice scopre che la vittima dell'incidente è il figlio di uno dei grandi boss criminali della città. Per il figlio andare in prigione significherebbe morte sicura, perché la lunga mano della criminalità organizzata arriverebbe anche dentro le mura del carcere a consumare la sua vendetta. Padre e figlio si trovano nella difficile condizione di doversi nascondere dalla legge e soprattutto dalla famiglia mafiosa. Per il padre, fino a quel momento giudice rigoroso e difensore della legalità, significa anche dover compiere scelte difficilissime, disperate e conflittuali. Dal 24 febbraio su Sky e in streaming su Now TV. In questo 2021 non possono neanche mancare i grandi ritorni, soprattutto quando si parla di Sky e di grande serialità italiana. Ovviamente tutta la nostra attesa è riversata sulla quinta stagione di Gomorra. Nella quinta stagione di Gomorra, la grande serie TV di Sky, liberamente ispirata dall'omonimo bestseller di Roberto Saviano e che ha debuttato sul piccolo schermo nel 2014, prepariamoci a vedere un incredibile ritorno. Nella nuova stagione, infatti, troveremo Ciro Di Marzio, l'immortale personaggio interpretato da Marco D'Amore. Dal male non si salva nessuno e questa è la logica della narrazione. Ma Ciro, e solo a Ciro, è stato concesso di tornare, perché deve spiare vivendo perché è morto dentro. E la gente questo lo ha capito, o almeno è questo che ci ha detto Marco D'Amore, come motivazione che hanno spinto gli sceneggiatori a permettere a Ciro di rientrare. Gomorra, la quinta stagione, sarà disponibile prossimamente su Sky e in streaming su Now TV. Visto che siamo a casa Lega Nerd, un occhio di riguardo non può che andare alla fantascienza. E infatti una delle più grandi attese per questo 2021 è proprio Intergalactic. Dai confini estremi dell'universo alle profondità più recondite dell'animo umano, Intergalactic racconta la storia di Ash Harper, coraggiosa giovane poliziotta e pilota di una flotta galattica che vede la sua brillante carriera andare in fumo dopo essere stata ingiustamente condannata per alto tradimento e disiliata in una lontana colonia carceraria. Lungo la strada verso l'esilio, i compagni di reclusione di Ash organizzano un ammutinamento e prendono il controllo della nave che li sta portando alla prigione. Morto l'equipaggio, la criminale Tula Quick è intenzionata a raggiungere il mondo libero, Arcadia, con la sua banda. Ash è l'unica che può portarli lì, sarà costretta a unirsi a loro nella fuga verso una galassia lontana e un futuro quanto mai incerto.
Concludiamo il nostro carosello con un nuovo Sky Original che consolida la collaborazione fra Sky e lo scrittore, autore, sceneggiatore e regista Niccolò Ammaniti, che avevamo già adorato nella trasposizione de Il Miracolo. Parlando di distopia, la serie TV in questione è Anna, che vedremo arrivare proprio nel corso dell'anno. Ma chi è Anna? Una ragazzina cocciuta e coraggiosa che parte alla ricerca del fratellino rapito. Fra campi arsi e boschi misteriosi, ruderi di centri commerciali e città abbandonate, fra i grandi spazi deserti di un'isola riconquistata dalla natura e selvagge comunità di sopravvissuti, Anna ha come guida il quaderno che le ha lasciato la mamma con le istruzioni per farcela. E giorno dopo giorno scopre che le regole del passato non valgono più, dovrà inventarne di nuove. A vestire i panni della temeraria Anna troviamo l'esordiente tredicenne Giulia Dragotto, mentre in quelli del piccolo Astor ci sarà Alessandro Pecorella. Anche lui ha la sua prima volta sullo schermo televisivo. Siamo arrivati alla conclusione di questo piccolo ma intenso viaggio. Adesso tocca a voi. Quali sono le serie TV in arrivo per il 2021 su Sky che più aspettate? Noi vi leggiamo nei commenti. Io vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto. Io sono Gabriella. Continuate a seguire Lega Nerd qui su YouTube, sul nostro canale Twitch e ovviamente sul sito leganerd.com. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao! 42.